prendiamo mezzo chilo di fagioli borlotti e andiamo a coprire con l'acqua. Li lasciamo a mollo 12 ore. Dopo 12 ore andiamo a scolare e diamo la sciacquata. Abbiamo finito di scolare, di sciacquarli, li mettiamo in pentola. Mettiamo l'acqua. Mettiamo sul fuoco a cuocere un'ora e mezza. Quando li abbiamo messi sul fuoco andiamo a salarli. Copriamo con un coperchio. Quando sono cotte andiamo a scolarli. Prendiamo una pentola, mettiamo dell'olio e dello scalogno. Facciamo soffriggere. Ecco che lo scalogno è pronto, mettiamo dentro i fagioli, quantità che vogliamo noi. Facciamo andare per un minutino. Passato un minuto andiamo a mettere un po' di acqua e fagioli. E diamo la mescolata. E intanto mettiamo un po' di sale, abbiamo assaggiato se era salato o meno prima, e chi piace un po' di pepe. Comunque queste minestre vanno bene in questo periodo che siamo a novembre, fuori è un po' freddo, quindi meno ci scaldano. Andiamo fino a fine cottura. Ecco che sono passati 10 minuti, i nostri fagioli sono pronti, andiamo a frullarli. Ecco che la nostra crema è pronta, o vellutata, come volete chiamarla. Andiamo ad impiattarla e poi a prova dell'assaggio. Andiamo a impiattarla. E chi piace si può mettere su un po' di pepe e un pochettino d'olio crudo. Iniziamo. Metto il pepe che mi piace, iniziamo a metterlo,
non molto, e giro l'olio crudo. Andiamo alla prova dell'assaggio. Ecco, facciamo la prova dell'assaggio. Ecco qua. Io una crema. Molto buona. Fatela.